Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento in musica. Ce l'eravamo ripromesso, ci saremmo incontrati quando ci sarebbero state delle news per quanto riguarda il panorama delle DAW. Abbiamo visto l'aggiornamento di Studio One alla versione Pro, Studio One 7 alla versione Pro. Francamente gli ho dato un'occhiata ma non ho trovato nulla che mi spingesse, per così dire, a versare per poter fare l'aggiornamento, mentre ho trovato dei feature interessanti per quanto riguarda appunto Cubase. Quello che mi interessa era appunto non tanto l'intelligenza artificiale all'interno dei software, ma qualcosa che mi permettesse di lavorare sempre più staccato dall'andare a cercare plugin terzi o dall'andare a cercare delle feature di terze parti. Personalmente penso ci stiamo sempre più spostando in una DAW a 360 gradi, dove non mancano né gli effetti, per così dire, in stile analogico, ma neanche gli effetti digitali di ultima generazione. Andiamo a vedere quelle che sono gli insert, ciò che hanno inserito all'interno di Cubase. Velocemente facciamo una carrellata e poi tiriamo le somme. Varrà la pena aggiornare Cubase? Ieri ne parlavamo con un utente, un collega musicista, e alla fine galeotta fu la nostra chiacchierata e quindi abbiamo deciso di aggiornare. In Cubase rimangono quelle che sono le tre versioni, cioè loro tengono comunque una versione Pro, una versione Element e una versione entry level, ma ancora più bassa della Element, diciamo. Noi andiamo a parlare di quelle che sono le feature della versione Pro. Andiamo a vedere che cosa hanno inserito nella versione Pro. E partiamo appunto per quanto riguarda le modulazioni. Abbiamo quindi visto ciò che hanno inserito all'interno appunto di Cubase e lo andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Tratteremo un po' tutte le voci che sono state inserite e poi tireremo le somme. Oscillazioni, ragazzi, quindi l'oscillazione. Le oscillazioni permettono di essere linkate a tutti i parametri all'interno di Cubase, che siano fader, che siano pump hot, addirittura possono essere linkate ai send, possono essere linkate a tutti quelli che sono i controlli, ad esempio dei nostri VST, e ci permettono di dare dinamicità, ci permettono di dare nuova linfa, nuova creatività anche ai nostri strumenti. Aprirli è molto semplice, una volta poi aperti basterà linkare il controllo appunto del VST o appunto del controllo stesso, perdonate il giro di parole, che vogliamo linkare alle nostre modulazioni, e il gioco è fatto. Come seconda feature troviamo il Pattern Sequencer Control. Sostanzialmente, se vi ricordate, cioè tutti quelli che provengono da Cakewalk Sonar, questo è un po' la stregua del Matrix. Ci sono arrivati un po' dopo su Cubase, circa con 7 anni di ritardo, però questo fondamentalmente è un po' quello che noi già avevamo su Cakewalk già dal 2016-2015, che è il Matrix. Fondamentalmente il Matrix ci permette di creare delle clip e poi di creare proprio una matrice per poter poi essere suonate, creando appunto dei pattern, anche se vogliamo in real time, per delle esecuzioni in real time. Andando ancora avanti troviamo un beat, fondamentalmente questa è una drum machine dove possiamo caricare i nostri campioni. Una volta caricati i nostri campioni, beh, qua ragazzi possiamo fare veramente di tutto. Una drum machine veramente, per così dire, ad hoc. Possiamo regolare l'ampiezza, possiamo regolare il pitch, il decadimento, tutta una serie di reverberi, delay, i pan, l'amplifier, la distorsione, anche se andiamo a trattare appunto anche ad esempio le grancasse, possiamo regolare anche il click, quindi quanto vogliamo che quella punta di grancassa esca nei nostri mix. Personalmente sto ancora studiando tutte le varie feature, perché poi fatemi sapere sotto nei commenti se volete trattare singolarmente le varie clip e quale volete trattare, perché qui veramente c'è tantissimo, tantissimo materiale. Altra feature importante per quanto riguarda appunto la creazione degli effetti, troviamo l'Interstellar Soundscape, per l'esattezza Shimmer, e poi Sonic Playground, una sorta di delay, quindi proprio chiamato Studio Delay, dove più che effetti questi diventano proprio alla stregua non di reverberi classici o di delay classici, ma sono proprio degli effetti creativi a 360 gradi. Sono dei veri e propri tool per scatenare la fantasia qualora abbiate dei suoni piatti e vogliate arricchirli con qualcosa di veramente sostanzioso. E parlando poi di feature e quindi andando nel mondo musicale a 360 gradi,
potevano non migliorare anche quello che è l'aspetto della notazione musicale, quindi lo score editor? Bene, su Cubase, sulla versione 14, andiamo a vedere quello che è lo stato dell'arte per quanto riguarda Dorico Technology. Dorico non ha bisogno di presentazioni, come diciamo sempre, è fondamentalmente un tool che nasce per creare partiture, quindi integrato, quindi molto di quell'aspetto viene integrato all'interno di Cubase per darci modo di creare delle partiture sempre più professionali e sempre più condivisibili eventualmente con musicisti. Andiamo a vedere un'altra feature ancora. Beh, un nuovo passo avanti per quanto riguarda appunto gain staging, e qui ragazzi ne abbiamo parlato veramente all'eccellenza nel nostro canale di gain staging. Una feature importante che però, attenzione, alzo le mani, noi già avevamo, chi già veniva da K-Equal Bandlab già sa, perché, anzi scusate, K-Equal Bandlab, chi veniva da Sonar già sa che tutto questo era già possibile su quel software diversi anni fa. Infatti potevamo fare tranquillamente il gain staging nella traccia, addirittura andando a sfruttare quello che si chiamava allora gain. Sulla traccia di K-Equal, fondamentalmente aprendo la traccia e selezionando l'opzione gain, già potevamo fare, diciamo, tutta questa serie di livellamenti della traccia proprio per fare un gain staging, per così dire, ottimale della nostra linea. Meno male che è arrivata nella nuova versione appunto di Cubase 14, è possibile andare nella traccia e fare tutti gli aggiustamenti per far lavorare meno i nostri compressori laddove i nostri cantanti o i nostri turnisti, musicisti diano un attimino troppa enfasi appunto nel appunto creare le nostre tracce. Altra feature importante è tanto attesa, soprattutto per me che venivo, ragazzi, lo ripeto, che venivo dal mondo K-Equal, francamente certe cose le devo per scontate su Cubase, invece mi sono accorto che, adesso non per fare paragoni, però nel 2016-2017 c'erano dei software già che erano arrivati qua. La possibilità per quanto riguarda la parte sottostante del mix, quindi la parte, la low zone per così dire, adesso abbiamo la possibilità di vedere non fader, i send e poi gli effetti, ma la possibilità di vedere proprio un vero e proprio mixer completo, quindi vedere sia i fader, sia i send, le mandate e sia appunto quelli che sono i nostri effetti caricati. Mentre per spostare le tracce prima sul mixer dovevamo spostarci sull'editor, andare a prendere le singole tracce sull'editor, spostarle e poi tornare sul mix. Questa è una cosa che francamente forse è quella che ci tenevo di più che fosse implementata, perché io già ero abituato su Sonar, dove Sonar anche sulla console view potevi tranquillamente spostare le varie tracce destra e sinistra, centro, dove meglio volevi. Su Cubase no, su Cubase dovevi sempre tornare all'editor e spostare le tracce sull'editor e poi tornare al mixer, la nostra channel view. Ecco, ora è stato implementato finalmente, quindi abbiamo la possibilità anche di spostare nel nostro mixer le tracce. Ora non dobbiamo più fare gli spostamenti, ma abbiamo la possibilità di farlo direttamente in loco. Qui invece abbiamo due nuovi effetti, quindi entrano a far parte della nostra catena di effetti, veramente già ricca. Vi ricordo ragazzi che con software come questi ci missate tranquillamente un brano. Io stesso mi sto appoggiando tantissimo al momento a software come questi perché sono completi a 360 gradi. Non ho necessità di andare a comprare chissà quale tipo di plugin. Hanno veramente tantissimo al loro interno. Tant'è che ultimamente in tutti i progetti che stiamo realizzando, anche conto terzi, una cosa che utilizzo tantissimo e che mi piacciono tantissimo appunto di Cubase sono i suoi reverberi. Sono veramente eccezionali. Meritano di essere studiati un attimino perché sono decisamente generosi, però sono veramente eccezionali. E infatti, quando poi li vado a proporre, nel loro insieme, quando ci confrontiamo con i vari musicisti o con i vari produttori, trovo sempre un riscontro positivo sulla loro effettiva rilevanza nei progetti. Qui in questo caso abbiamo il Get Moving, che sostanzialmente è un modulatore, un risonatore, che si sposta sia attraverso l'attacco e la release, quindi diciamo che riusciamo a calibrare quanto lui si deve spostare all'interno di un range di frequenza, e sia l'underwater. L'underwater che genera quell'effetto un po' di, per così dire, cut-off, quando andiamo a togliere le alte frequenze
un po' come essere fuori da un locale e sentire la musica dentro, che rimane, noi da fuori la sentiamo un po' ovattata, ok? Qui troviamo un valido alleato con l'Underwater. E siamo arrivati al Media Bay. Media Bay che tutti quanti conosciamo, lo avevamo anche in Sonar o comunque Keiko Bay Bandlab, è fondamentalmente il nostro browser dove poi possiamo andare a esplorare quelli che sono i nostri sound, le nostre library all'interno appunto dei software. Cubase questa volta la Steinberg ha fatto un salto in più. Quindi abbiamo, come potete vedere, tutta una serie di librerie che hanno già una loro, per così dire, notazione. O meglio, hanno un loro registro, suonano già in un loro registro. Quindi, oltre a fare una preview, oltre a poter diminuire, quindi stretchare o eseguire in modalità doppia il nostro campione, beh, hanno aggiunto qualcosa in più. Abbiamo la possibilità di portare quel campione alla nota magari di qualche altro campione che abbiamo usato in precedenza. E arriviamo anche al Range Tool, quindi Range Improvement. Abbiamo notato che anche qua c'è stato un miglioramento per quanto riguarda la gestione, ma anche il workflow. Adesso risulta decisamente più semplice tagliare, creare dei fade in, fade out, raddoppiare quelle che sono le nostre clip, piuttosto che selezionare e quindi fare delle modifiche proprio all'interno della clip. Diciamo che ci stiamo sempre più avvicinando a un software sempre più completo che ci permette di fare determinate modifiche senza aprire troppi menu. Tra una cosa e l'altra ci sono stati quasi 30 new feature all'interno della versione appunto 14. E poi come potete vedere abbiamo tutta una serie di nuove funzionalità, dalla multiassegnazione, le porte dei dispositivi per gli effetti o strumenti esterni ora possono essere condivise, quindi possiamo creare all'interno del nostro studio, ok? Quelle che sono appunto delle porte effetti per poi poterle riutilizzare in altri progetti. Prezzi non ne parla mai nessuno fondamentalmente. Però andiamo a vedere che cosa ci propongono come prezzi. Beh, come prezzi andiamo, diciamo, da un aggiornamento per chi viene da Cubase 13 e quindi passa a Cubase 14 a un prezzo di 99,99, quindi 100 euro fondamentalmente. Per chi aggiorna dalla versione 12 siamo a 199 euro. Per chi sta sotto, diciamo, la versione 12 siamo a 249 euro. Per chi invece viene, diciamo, dalle versioni Artist siamo intorno ai 329 euro e così via discorrendo. Questo, ragazzi, per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento in casa Steinberg. Devo dire che c'è veramente tanto sul piatto e quindi era veramente difficile resistere all'aggiornamento, anche perché, visto il prezzo contenuto dell'aggiornamento, poi naturalmente ragazzi, noi l'abbiamo comprato. Io parlo a 360 gradi di tutti i software. Visto, per così dire, il prezzo contenuto, beh, ho deciso di stare al passo. Devo dirvi subito che molte feature mi sono tornate decisamente utili per quanto riguarda appunto l'utilizzo intrinseco. Diciamo che mi hanno fatto risparmiare un po' di soldini tra plugin di terze parti. Ho apprezzato tantissimo quelle che sono state le modulazioni che mi hanno permesso di creare, per così dire, nuovi effetti all'interno delle mie composizioni. Voglio dirvi una cosa in più: si sta avvicinando dicembre, ormai siamo quasi prossimi. Ci sarà anche quest'anno il Christmas Contest, o meglio, il Christmas Mix, perché contest qua non ce ne so. Christmas Mix, per cui chi vuole partecipare, lo sapete, i nostri canali social, o altrimenti vi basterà mettere una manina qua sotto per dire parteciperò. Dopodiché, solita modalità, la traccia verrà messa a disposizione sulla nostra pagina, sul nostro sito. Potrete scaricare quindi dal nostro blog quelle che sono le tracce, cimentarvi nel mix e poi, se vorrete, presentarci il mix, quindi mandarlo alla nostra mail, ma tutto questo lo vedremo in un tutorial dedicato. Beh, per quanto riguarda gli aggiornamenti di Cubase, quindi io direi che è tutto. Vedremo poi nel dettaglio ciò che voi magari preferite trattare, perché ci sarebbe veramente da fare altri 200 tutorial solo sugli ultimi aggiornamenti che hanno fatto. Io, come al solito, vi do appuntamento al prossimo tutorial, augurandovi, come sempre, buona musica.